Nel 1497, la confraternita di San Tommaso dei Battuti deliberava la commissione a Giovan Battista Cima da Conegliano di una pala per ornamento dello altar fondato in Lagesia de San Francesco, intitulato de San Tommaso. La tavola raffigurante l'incredulità di San Tommaso fu consegnata nel 1504 e venne collocata nell'altare della confraternita nella chiesa di San Francesco. Per l'esecuzione e il trasporto dell'opera, Cima riceverà, tra il 1502 e il 1509, pagamenti per 132 ducati. Si tratta di una cifra considerevole, che rappresenta il più alto compenso da lui percepito. L'arrivo a Portogruaro di uno dei capolavori dell'artista che nel panorama veneziano del tempo può essere considerato l'unico vero antagonista di Giovanni Bellini nella produzione di pale d'altare, rappresentò senza dubbio un precedente che non tardò a produrre effetti. Il 20 aprile 1512, infatti, il Gastaldo della scuola intitolata alla Vergine della Ceriola stipulava con il pittore udinese Giovanni Martini il contratto per l'esecuzione di una pala destinata all'altare della confraternita situato in Sant'Andrea. Il pittore, che nel contratto viene definito habitator in Portogruaro, si impegnava a realizzare per 50 ducati la monumentale presentazione di Gesù al Tempio, che sarà consegnata in tempo per la festività della purificazione dell'anno successivo, il 2 febbraio 1513. Un artista veneziano e uno udinese furono quindi i principali attori dei due maggiori episodi di committenza artistica a Portogruaro nel primo Cinquecento. Giovanni Martini si rivela in questa occasione un pittore tutt'altro che provinciale, ma interprete consapevole di ciò che si andava elaborando nel grande centro veneziano. Riferimento diretto della presentazione di Sant'Andrea, sia dal punto di vista stilistico che compositivo, è la pala di analogo soggetto eseguita da Carpaccio per la chiesa veneziana di San Giobbe nel 1510 e ora alle Gallerie dell'Accademia.